Il San Nicolò riacciuffa il Pineto in extremis e nega ai biancazzurri ospiti la gioia della vittoria nel derby teramano, anticipo della decima di ritorno nel girone F di D. Tutti a disposizione per Massimo Epifani, che nel suo 4-2-3-1 schiera Bisegna, Chiacchiarelli e Massetti alle spalle della prima punta Moretti. Amaulo risponde con un inedito 4-1-4-1, con l'esordio tra i pali della porta biancazzurra del classe 98 Giachetta. Lo goluso a fare da collante tra le due linee e i quattro di centrocampo in appoggio al centravanti Palù. Primo acuto del match al terzo di marca locale, con Massetti che in diagonale calcia sull'esterno della rete. La risposta del Pineto non si fa attendere, passa per i piedi di Mariani che al sesto centra la traversa. Con il passare dei minuti i biancazzurri ospiti crescono e conquistano metri. Al sedicesimo Proietti dalla grande distanza spedisce di pochissimo oltre il legno trasversale. Al ventiquattresimo torna a farsi vedere il San Nicolò con Chiacchiarelli che mette in mezzo un buon pallone, ma Moretti in agguato non ci arriva di un soffio. Ultimo acuto del primo tempo per il Pineto, che al quarantesimo c'entra il secondo legno di giornata, ancora una volta con uno sfortunato Mariani dal limite. In avvio di ripresa, botta e risposta con due episodi da Moviola. Al settimo Proietti cade in area sull'invito di Cercelluti. Al decimo Moretti dalla parte opposta si incunea in area ma viene recuperato da Stacchiotti. In entrambi i casi il direttore di gara fa proseguire. Occasionissima per gli ospiti al ventesimo. Bello lo scambio sulla fascia tra Mariani e Cercelluti, con quest'ultimo che entra in area e serve Palumbo, che da distanza ravvicinata non riesce a superare Ciotti. La reazione sannicolese al venticinquesimo. Massetti mette in movimento Moretti, che ci arriva con la punta del piede e non riesce ad agganciare. La partita è viva e in due minuti botta e risposta tra le due formazioni. Proietti chiama all'intervento Ciotti, dalla parte opposta Petronio scalda i guanti a Giachetta. Quando la partita sembra ormai incanalata sullo 0-0, al 36esimo, sugli sviluppi del corner di Cacciatore, la sfera giunge a Pomante, che sul secondo palo piazza la girata vincente. In pieno recupero, attimi concitati con Logoluso, che resta a terra dopo aver preso un colpo alla tempia ed è costretto ad uscire in barella. Alla ripresa delle ostilità, proprio quando gli ospiti pregustavano la gioia della vittoria, Bosi si incuna in area e riacciuffa il pari. Al Pineto si strozza in gola l'urlo per la vittoria, ma resta l'ottima prestazione contro una squadra al sesto risultato utile consecutivo, che conserva l'imbattibilità al Bonolis nel girone di ritorno. Mister Amaulo, quanta amarezza c'è per questo pareggio dopo una prestazione buona del Pineto oggi contro il San Nicolò? Nessuna, anzi sono soddisfatto della prestazione della squadra. Non era facile giocare alla pari del San Nicolò, che è una squadra fortissima, e abbiamo tenuto il campo bene, soprattutto nella prima frazione dove non abbiamo rischiato niente e siamo andati vicino al gol un paio di volte, colpendo due traverse con Mariani e altre conclusioni da fuori. Poi l'ingresso un po' di Traini ha dato più peso in attacco al San Nicolò e il secondo tempo è stato più equilibrato. Poi, una volta passati in vantaggio, chiaro, a 30 secondi dalla fine pensavamo di portare a casa un risultato di vitale importanza per noi, e però non è venuta la vittoria ma è venuta una grande prestazione, quindi sono soddisfatto e muoviamo la classifica bene, bene, ecco, da martedì prepareremo la prossima sfida. Risultato giustissimo, perché credo che il primo tempo noi abbia fatto male, e anzi malissimo per come abbiamo preparato la partita. E il secondo tempo siamo rientrati con un piglio diverso, abbiamo fatto molto meglio e abbiamo creato delle situazioni dove potevamo andare in vantaggio noi, e forse lì la partita poteva cambiare. E poi abbiamo preso gol sulla partita che si stava incanalando sullo 0-0, abbiamo preso un gol facendo una dormita madornale su un calcio d'angolo che sapevamo che Pomante andava al secondo palo, e quindi e poi siamo stati bravi a recuperarla, perché non era facile, perché prendere un colpo a 10 minuti alla fine e recuperarla in quella maniera, con quella caparbietà che abbiamo voluto portare a casa il risultato, che ci continua a far viaggiare, a intanto non perdere e continuare a cercare di fare i più punti possibili da qui alla fine.